Riqualificazione dei mercati del centro storico e dei quartieri. Implementazione di nuovi mercati agricoli. Promozione di eventi a sostegno delle attività commerciali e controlli sulle regolarità. Sono queste alcune delle iniziative attuate dal Comune di Padova nel corso del 2013 per cercare di arginare la crisi che ha investito anche il commercio. La crisi si sente, il calo dei consumi c'è, del resto se le famiglie non hanno soldi da spendere è evidente che poi anche tutto il commercio ne risente. Però Padova dà, e dai numeri lo si vede, l'esempio di una città che rimane con una grande vocazione commerciale e che ha voglia di investire sul commercio, tanto è vero che è ancora una città in cui sono di più i negozi che aprono, dei negozi che chiudono e soprattutto dove sono proprio i negozi di vicinato ad aumentare, mentre sono in calo le medie strutture. Questo in controtendenza anche con i dati che la Camera di Commercio ha dato di recente. Secondo i dati raccolti dal Comune di Padova, nel 2013 si è registrata la chiusura del 10% delle attività commerciali, una media simile a quella degli anni precedenti. Risultano aver aperto 27 negozi di vicinato in più rispetto a quelli che hanno chiuso, quindi un saldo positivo di 27 negozi, al di là di quelle che sono magari così le sensazioni, no? Che tutti chiudono, certo, perché magari è vero, chiude il negozio abituale, ma ne apre uno che è proprio un negozio di servizio, un negozio vicino ai cittadini per una città che è sempre più a misura d'uomo. Resta pur sempre il fatto che per i commercianti l'anno appena concluso sia stato difficile e a questo si cercherà in parte di recuperare fin da sabato 4 gennaio con i saldi invernali. Di certo però, e questo bisogna anche dirlo, quella di saldi è sempre un appuntamento importante per il commercio. La prima settimana di saldi richiama tantissime persone, il nostro compito è far sì che diventi sempre di più una risorsa per tutto il commercio, non solo magari per chi si trova nelle vie dello shopping. Secondo le stime effettuate dall'Osservatorio della Confesercenti, almeno il 60% delle famiglie della Città del Santo approfitteranno dei saldi, effettuando almeno un acquisto di capi di abbigliamento o calzature. Si spenderanno circa 85 milioni di euro, in media una somma inferiore ai 350 euro a famiglia, ovvero si stima una spesa in flessione del 5% rispetto allo scorso anno.